Buongiorno a tutti, cari amici della Travel Holiday. Oggi faremo un'altra ricetta sfiziosa, molto semplice. Faremo delle crepe ripiene. Adopereremo sempre prodotti stagione. Adesso è il periodo delle zucchine, perciò faremo una crepe di zucchine con del spalmabile particolare alla capra, con un po' di spezie, con dell'arrosto di prosciutto. E andremo a costruire con questo piatto, questo antipasto, che poi mi auguro che proverete da casa, così mi saprete dire che la bontà. D'accordo? Iniziamo con la base per fare le crepe. Allora ci vorrà un uovo, 65 g di farina, 10 g di parmigiano, 125 di latte, un po' di burro per le crepe, metteremo delle spezie secche tipo timo e origano leggermente, vabbè, l'arrosto di prosciutto e lo spalmabile di capra. Adoperiamo spalmabile di capra perché è un gusto forte che a me piace. Poi, a dire il vero, siccome le prepariamo per casa, questa è una cucina di casa. Mia moglie è allergica al latte di mucca, perciò adopereremo tutto a base di capra e di pecora in queste lavorazioni. Bene, iniziamo semplicemente con l'uovo, la rottura dell'uovo. Bene. Ci siamo, teniamo sempre ordine. Pulizia, andremo ad aggiungere un pizzico di sale, leggermente, basta poco perché poi anche qui, siccome andremo a salare, già abbastanza si è salato il formaggio spalmabile, anche l'arrosto di prosciutto, perciò molti mettono dentro anche un po' di burro fuso, io preferisco farle light, aggiungeremo proprio un goccio di olio di oliva, poco poco, giusto? Questo è facoltativo, si può anche fare a meno di mettere, però lo mettiamo giusto per mantenere la ricetta originale. Allora, poi andremo a mettere un po' di farina un po' alla volta. Anche un po' di latte, non mettiamo tutti gli ingredienti assieme perché tenderà poi a fare dei grumi che andremo nella lavorazione andremo a sentirli ed è meglio fare un po' alla volta, aggiungere gli ingredienti un po' alla volta, non tutti in un colpo. Oggi a Treviso è una bellissima giornata, praticamente la temperatura siamo intorno ai 27 gradi, si sta bene, è caldo, perciò questo ci aiuta sicuramente a tornare alla normalità. Una volta che abbiamo amalgamato il tutto, aggiungiamo anche un po' di parmigiano, 10 grammi, insomma, circa 4 cucchiaini, abbondiamolo, vengono belle saporite.
Bene, una volta che abbiamo fatto questa operazione, la copriamo con della pellicola e la lasciamo in frigo mezz'oretta. Intanto passeremo praticamente alla lavorazione delle zucchine. Ci andiamo a coprire. Bene, le zucchine precedentemente le abbiamo lavate, okay. Allora, se avete difficoltà col coltello potete adoperare anche un pele patate, tanto lo spessore deve essere di circa 2 mm, ok? Se invece ve la sentite di adoperare il coltello, potete pure adoperarlo tranquillamente. Questa è una versione molto light della crespella. C'è chi preferisce, come si dice, c'è chi preferisce praticamente anche grattugiare la zucchina e amalgamarla assieme al formaggio, però ha tutto un altro gusto, tutta un'altra cosa. Io prendiamo fuoco. Che la griglia si scaldi, questo mettiamo via, mettiamo il piatto per mettere le zucchine. Le spezie, avete visto, mettiamo via. Piastra bene, bella calda. Perché ormai col caldo, col fuoco abbiamo una certa confidenza. Qualcuno mi chiede sempre come faccio, ma indubbiamente dopo anni abbiamo fatto, come si suol dire, i cagli, e voi magari adoperate delle pinze, qualcosa, della forchetta, un coltello per girare, per spostare, c'è un supporto. Bene, dobbiamo grigliare le zucchine, aspettare mezz'ora, che praticamente come si dice, la nostra
besciamella per la crepe si sistemi. Mi raccomando sempre, no? La griglia mai, come si può dire, a fuoco basso, perché tende a lessare le zucchine. Noi abbiamo bisogno di un bel colpo. Bene, io direi che possiamo sentirci dopo, passata la mezz'ora, che il composto si sia un po' compattato, e poi passiamo alla lavorazione delle crepe. A dopo! Bene, ci siamo, passata la nostra mezz'ora, il frigorifero, vediamo un'altra. Facciamo rinvenire l'impasto. Se per caso non riuscite ad amalgamare bene, che fa troppi grumi cosiddetti, perché o avete messo la farina troppo velocemente tutta in una volta, eccetera, non buttate via l'impasto, non lasciatelo con i grumi, ma magari passate un attimo col mini pimer e avete risolto il problema. E questa è a posto. Va benissimo. Formaggio, aggiungiamo, prima ho fatto vedere il nostro timo origano, andiamo a mescolare bene un attimo. Lo spezziamo un po', qui è sempre questione di gusti, si può anche fare a meno, ma un po' di spezie, una cosa leggera, va benissimo. E questa è pronta per dopo. Ok, adesso scaldiamo il fuoco. Questa è una pentola apposta per le crepe, ma non preoccupatevi, basta una pentola antiaderente che va benissimo uguale, anche se il bordo è un po' più alto, leggermente più alto. Bene, allora aggiungiamo un po' di burro. Andremo a stemperare con una Scottex. Fuoco sempre moderato, non troppo alto. Aspettiamoci, basta un minuto circa, massimo due minuti. La crepe, vedete, si alzerà da sola. Quando si alza da sola vuol dire che è pronta e possiamo girarla. Ci siamo, bella. Bene. Aggiungiamo ancora un po' di burro.
lasciamo respirare. Un po' d'olio, a posto. Velocemente facciamo ruotare, girare, coprire il tutto. Bene, si sta staccando, vedete, tranquillamente. Vediamo, ho già fatto la doratura, leggera ma c'è. Chiamiamo un po' di qua e siamo a posto. E poi andremo a lavorare. Bene, siamo, avete visto, è venuta via, questa è venuta meglio della prima, è venuta via tutto da solo, abbiamo staccata questa, perfetto, allora ci siamo. Adesso magari questa che è più fredda, lavoriamo prima questa, con nessunissimo problema, è già fredda, siamo a posto, allora stemperiamo. Il nostro formaggio di capra che abbiamo leggermente salato. Spaziato. Anche qua, cioè, dirvi la quantità è superfluo perché dipende sempre dai gusti, se uno gli piace più o meno ricca o leggera, tutto qua. Lasciamo circa quel mezzo centimetro ai bordi perché altrimenti poi fuoriesce. Allora ne facciamo una col prosciutto, che è la mia. E la moglie, che è vegetariana, naturalmente non facciamo nulla. Mettiamo il prosciutto, mettiamo le zucchine, e che bei colori.
ce ne sono anche troppe, ma non importa. Bene, e questa è la nostra crepe. Andremo ad avvolgerla con delicatezza, sempre a freddo, mi raccomando. E andremo ad avvolgerla praticamente nella pellicola e la metteremo in frigo un'oretta. Se vi faccio vedere il tutto. Andiamo a chiuderla stretta, stretta, stretta. Andiamo a compattarla, la metteremo nel frigorifero. Questa è una. Questa è già fredda, la facciamo per la moglie senza a lei non piace molto carica, facciamo una per la moglie senza prosciutto. Qui potete sbizzarrirvi se non volete mettere il prosciutto, se volete fare una crepe vegetariana potete mettere delle carote grigliate, altre verdure grigliate da aggiungere alle zucchine in modo da creare i due colori, i tre colori, il bianco. Adesso che va molto il nazionalismo italiano, diciamo che noi magari aggiungiamo delle carote, possiamo mettere dei pomodori per creare i tre colori. Verde, bianco, rosso. Qua mettiamo le zucchine. Questo è un piatto estivo. Particolare. Le piace la verdura, perciò esageriamo. Anche qua andremo a chiudere. A chiudere e compattare. E lasciamo riposare un'ora in frigo e poi vediamo l'impiattamento. Grazie, a dopo. Ok, ci siamo. Un'ora in frigo è passata. Andiamo a togliere la velina e andiamo ad impiattare la nostra crepe. Facciamo dei tagli circa di 2 cm. Andiamo a impiattare. Vedete come sono venuti bene. Facciamo un po' di decorazione. Lo è. Che non rovina, non guasta. E ci siamo. Cosa hai usato per decorare? Cos'è? Questo è un po' di radicchio di chioggia nostro, del Veneto, e questa è la presentazione che possiamo fare. Possiamo fare di vassoio, insomma, diciamo una crepe, mangiarla così intera è un bel piatto, penso che 4 fettine sono più che sufficienti. Vedete il discorso dei colori, poi voi potete, appunto, come vi dicevo, potete aggiungere, potete mettere prosciutto con qualsiasi cosa. Questo è un arrosto di prosciutto molto delicato e profumato. Bene, questo piatto è concluso. Alla prossima video ricetta. Ciao amici, un saluto.